benvenuti all'appuntamento con questa grande partita. Si gioca nello splendido stadio Dolus. Sono Fabio Caressa, qui accanto a me Luca Marchegiani. Tutto pronto, non vediamo l'ora di raccontarvi le emozioni di questa gara. Grazie Fabio, mi auguro di assistere a una bella partita insieme a te e a tutti gli appassionati del bel calcio. Squadra in campo. Prova un traversone dalla tre quarti, palla larga in profondità, pericolo, Gaetan è pronto, batterà tra poco il calcio d'angolo, va di testa, occasione clamorosa, ha tirato in maniera inguardabile. Il difensore gli si è incollato addosso, impedendogli di calciare liberamente. Questi per loro sono segnali importanti su cui devono costruire l'andamento della gara. Cerca la profondità, sulla fascia. Kagawa. È stato splendido l'intervento del portiere. Ha mostrato una gran classe, un'autentica parata d'istinto questa. E questo è un passaggio quantomeno discutibile. C'è il tiro! Ci mette il fisico e conquista il pallone. Gaetan. Bella palla ad allargare il gioco. Fortuna per il suo suggerimento in profondità. Qui non è stato sufficientemente preciso nel passaggio. Il Benfica sta provando a sfruttare tutta l'ampiezza del campo. Sì, soprattutto in attacco. E tu cosa ne pensi? Credo che vogliano provare a disunire la difesa avversaria per trovare più spazio. Grazie ai movimenti ampi degli attaccanti sperano di creare lo spazio per gli inserimenti dei centrocampisti. In mezzo, occhio ai saltatori che sono arrivati. Prova a saltare il centrocampo. Poteva finire in modo davvero diverso, l'hanno scampata bella. Luisao è stato provvidenziale, ha fatto l'unica cosa possibile e l'ha fatta bene. E c'è il gol del Benfica! Un grande colpo di testa, ha colpito perfettamente il pallone come voleva. Questo è un colpo di testa da manuale. La coordinazione perfetta e l'impatto con il pallone preciso. Niente da fare per il portiere.
Benfica segna il gol che sblocca la gara. Sono passati in vantaggio. Vediamo se e come cambierà il loro approccio alla partita. Gaetano ha cercato di arrivare in porta con prepotenza. Per quanto ci provino, i difensori fanno una gran fatica a fermare questo giocatore. Prova con il tocco basso. Al volo! Che grande parata! Sicuramente non una parata semplice. Cerca di sfruttare lo spazio sulla fascia. Ed ecco il colpo di testa, completamente fuori misura. Se ne va. Gioca una palla lunga. Nuri Sahin. Cercano di rilanciare l'azione dalle retrovie. La mette dentro. Ci prova. Decisamente fuori bersaglio la sua conclusione. Un errore che a questi livelli di solito non si fa. Era lì, a due passi dal bersaglio. Kagawa. Prova il filtrante, calibra un bel pallone. Pallone intercettato, intervento davvero provvidenziale. C'è la palla lunga, in avanti. Salvio cerca spazio. E c'è un bel pallone in avanti. Cerca il tiro. Questo è un errore davvero molto simile al precedente. Hanno avuto diverse occasioni da gol. Ci sono andati ripetutamente vicini. Se insistono, prima o poi la rete arriva. Passare la difesa scavalcandola col pallone profondo. L'arbitro assegna un calcio di punizione interessante. Prova lo stacco e supera il portiere, insacca un gol molto importante. Questa adesso è una seria ipoteca sulla partita. Giusto sul pallone, l'ha messa dentro. Gran bel gol, si è tuffato di testa, ha scelto il modo più spettacolare per impattare il pallone.
determinante. Con due reti di scarto possono anche permettersi di gestire la partita. Kagawa, è un'occasione. Buono lo stop e il tiro di prima intenzione, purtroppo non ha trovato il gol. È in grado di imprimere grande potenza al pallone anche senza rincorsa. Certo, la difesa gli ha concesso troppo spazio. Il primo tempo finisce qui. Iniziano i secondi 45 minuti. L'unica cosa che non possono permettersi di fare è concedere un'altra rete agli avversari. La partita sarebbe chiusa definitivamente. Sarà determinante, secondo me, come affronteranno l'inizio del secondo tempo. Gaetan ha visto partire il pallone, si è proposto anche bene, ma poi non è riuscito a fare niente. Il portiere si oppone. Tutto in mezzo. Bell'anticipo, pericolo sventato. Kagawa. Ottima pressione la sua. Palla recuperata. Prova la giocata nello spazio. Gaetan! Ottima parata del portiere. Ottima la parata del portiere. Qui il portiere ha tirato giù la saracinesca. Centimetri presenti al centro dell'area di rigore. Sta facendo un pressing asfissiante. Cercano di mantenere le distanze, Fabio, con prudenza, perché sanno che gli avversari puntano molto sugli inserimenti in velocità e i movimenti senza palla. E il Saka! Un gol importantissimo! Azione attentamente pianificata ed eseguita alla velocità della luce. Non bisogna mai lasciare spazio a questa squadra per partire in contropiede. Hanno dimostrato più e più volte di essere micidiali in velocità. Con un solo gol di scarto. Dovevano segnare prima possibile in questo secondo tempo e l'hanno fatto. Ora devono puntare al pareggio. Gaetan. Chance per tirare. Perfetta la parata. Qui è stato bravissimo. Questa è una grande parata. Kagawa. Subisce fallo, guadagna calcio di punizione. Attenzione all'arbitro che sa il cartellino. Giallo, è giallo. Lungo passaggio in avanti. E passa, riceve il passaggio. Prova a verticalizzare.
stato un brivido per la squadra, ma si è fatto trovare pronto con l'anticipo. Hummels. Ecco il tiro! Luisao. Julio Cesar. Ecco che parte il cross. Cross troppo lungo, occasione sfumata. Pallone morbido verso la fascia. C'è Gaetano. Kagawa con il lancio in avanti. Royce. Salvio. Mette la palla dentro. Riesce ad intercettare. Pallone verso l'area di rigore, ma nessuno è riuscito ad arrivare. Cerca di mettere un pallone interessante in area. Queste situazioni in cui c'è superiorità numerica vanno sfruttate decisamente meglio. Buono questo tentativo sulla fascia sinistra. Si riparte dalle braccia del portiere. Buon lancio. Passaggio intercettato. C'è il fischio dell'arbitro e fallo. E qui forse meritava un giallo, il richiamo per adesso è solamente verbale. Ci sono buoni tiratori, hanno molte opportunità. Vediamo chi calcia. I difensori dovranno provare in qualche modo a salvarsi da questa situazione. Può concludere. Ci prova di nuovo. Stanno cercando con insistenza il gol che chiuderebbe la partita, ma devono anche fare attenzione a non scoprirsi troppo. Passaggio pericolo. Uri Sahin. E c'è il vuoto del pubblico. Si chiude la sfida. Triplice fischio dell'arbitro. Non ci è dispiaciuto l'atteggiamento della squadra, però certamente ci sono degli errori che vanno corretti e anche al più presto. Non c'è molto da aggiungere, Fabio, secondo me, su questa sconfitta. Davvero tutto. Grazie per averci seguito in questa